Ciao ragazzi, nel secondo canto del Purgatorio Dante e Virgilio si trovano sulla spiaggia e incontrano Casella, un amico di Dante. Vediamo insieme cosa succede e perché è importante questo canto. Ma prima, come al solito, se hai idee o suggerimenti, scrivili qui sotto. Se nell'inferno Dante ha collocato tutti i suoi nemici, nel Purgatorio colloca gli amici, con i quali immagina una sorta di riunione ideale post-esilio. La sofferenza del poeta per l'allontanamento da Firenze è rappresentata proprio da questi incontri che mette in scena nel Purgatorio. Per questa ragione possiamo dire che questa è la cantica della dolcezza e dell'amicizia, valore che Dante rimpiange durante tutto il suo esilio. Dante e Virgilio assistono all'alba mentre camminano sulla riva del mare, il sole sta sorgendo e i due scorgono le ali di un angelo. Virgilio chiede allora a Dante di inginocchiarsi perché sta per incontrare il primo degli angeli del Purgatorio, che naviga senza remo né vele, ma con il solo aiuto delle ali. L'angelo diventa sempre più splendente, tanto che l'occhio di Dante non ne sostiene più la vista. L'angelo che si trova a poppa guida un'imbarcazione in cui ci sono più di 100 spiriti. Le anime chiedono indicazioni a Dante e Virgilio, ma dopo essersi accorte che poeta è vivo, si accalcano su di lui. Una di queste anime prova invano ad abbracciare Dante, che riconosce il suo amico Casella. Gli chiede quindi come mai si trovi ancora nella spiaggia del Purgatorio pur essendo morto tempo addietro. Casella risponde che è l'angelo che sceglie, secondo la volontà di Dio, chi trasportare, che però ora ha accolto anche lui. Dante allora prega l'amico di confortarlo cantando e Casella si mette a cantare la canzone di Dante Amor che nella mente mi ragiona, con tanta dolcezza che Virgilio e Dante stesso e tutti gli spiriti presenti rimangono estatici nel canto, come se non pensassero più a nient'altro. Durante il canto però sopraggiunge Catone, che rimprovera le anime per la loro negligenza. Le anime allora fuggono velocemente, anche se non sanno dove andare, mentre Dante e Virgilio proseguono la loro strada. Ma chi era Casella? Ebbene, era un musico e cantore morto nella primavera del 1300. Era una figura storica, ma in realtà non abbiamo molte informazioni circa la sua vita. La sua figura comunque all'inizio del viaggio nel Purgatorio ci anticipa l'atmosfera musicale che ci accompagnerà per tutta la cantica. Casella sceglie di cantare una delle canzoni più belle di Dante, Amor che nella mente mi ragiona, poesia utilizzata anche nel convivio. Si tratta quindi di una autocitazione del nostro poeta, ma anche di un suggerimento importante, ovvero che le canzoni di Dante, forse non tutte, ma a questo punto sicuramente alcune, erano musicate. Per quanto riguarda l'ambientazione del secondo canto del Purgatorio, possiamo dirvi che è una delle più belle descritte nella cantica. Virgilio e Dante cominciano il loro viaggio nel Purgatorio all'alba e osservano il sole sorgere. Pensano entrambi al viaggio che devono affrontare, ma senza parlarsi. Bene, anche per questa volta è tutto. Se ti è piaciuto il video, metti un bel mi piace e continua a seguirci nel nostro viaggio nella Divina Commedia.